Postulato sociale, cooperativismo, autonomismo sono tutti indicatori, pivot centrali, ecco, della dottrina sturziana. Sì, Sturzo ha concepito il suo impegno sociale e politico come atto di amore, in un periodo in cui invece spesso c'è odio, c'è rabbia. Ecco, ricostruire la nostra società a partire dall'amore, dalla concordia, dall'aiuto reciproco può essere fondamentale, e questo deve riguardare soprattutto i giovani: un amore alla propria vita, un amore alla propria terra da non abbandonare, un amore anche al lavoro che manca, ma un lavoro che bisogna anche costruirsi. E quindi il messaggio di Sturzo è un messaggio di speranza, è un messaggio positivo. Ci auguriamo che tutti possano prendere sul serio questo messaggio, perché la nostra Sicilia possa rinascere. Il tema del lavoro chiaramente va recuperato, va rispolverato, proprio perché Sturzo lo insegna, come diceva lei. Lavoro a partire dalla cooperazione sociale, più equa distribuzione delle ricchezze, delle risorse in tanti ambiti di applicazione, che vanno dall'agricoltura al turismo all'artigianato. Lì trova la massima rappresentazione l'affermazione del principio di Sturzo, che guarda ad una cooperazione sociale dove non c'è uno scontro tra classi sociali, ma c'è il siglare un patto sociale che trova un equilibrio perfetto tra la cooperazione sociale e l'allora cassa rurale. Oggi la cassa rurale può essere rappresentata da strumenti come IRFIS, IRCAC, CRIAS, accesso al credito agevolato, patto per il sud, tutta una serie di strumenti che devono essere a servizio dei cittadini che si vogliono organizzare nella logica di un'impresa sociale inclusiva che guardi alla produttività e non all'assistenzialismo. Sturzo è stato un uomo straordinario. Cosa manca oggi perché la nostra società possa rivedere personalità simili? Beh, innanzitutto il senso della legalità, della correttezza. La tanta corruzione che c'è in tutta Italia, la malavita che purtroppo allinea qua e là. Sturzo nel 1900 scrisse un dramma titolato Mafia, va bene, che oggi è attualissimo, va bene. E purtroppo l'attualità di quel dramma oggi noi la viviamo, va bene, e dovremmo combatterla con la stessa mentalità con cui l'affrontava Sturzo, il quale chiedeva maggiore educazione delle masse. Il dramma veniva portato in giro proprio per educare le masse a questo senso di civismo. Don Sturzo ha pagato tanto per la forza delle sue idee, ha conosciuto anche l'esilio, però non si è mai abbattuto, è andato avanti con tenacia e ha portato benessere. Basti pensare alle casse rurali, ai temi del lavoro, che stamattina ha parlato anche Figuccia, che è uno dei temi che affronteremo giorno 16 nel convegno Liberi e Forti, il ruolo dei giovani.